Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. In settimana la Commissione Bilancio si è riunita per discutere la legge di assestamento. Preso atto dell'alto numero di emendamenti presentati dalle opposizioni, la Giunta regionale ha deciso di richiamare in aula il provvedimento. Si ripartirà martedì dal testo originale. Sono più di 400 le persone residenti in provincia di Torino. Partigiani, ex internati, combattenti, insigniti delle medaglie della liberazione conferite con decreto del Ministero della Difesa. L'iniziativa, che si svolge a Torino, Ivrea, Rivoli e Pinerolo, è promossa dal Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale, in collaborazione con la Prefettura di Torino. Un concorso nelle scuole per riflettere su stili di vita e salute, lo ha promosso il Consiglio regionale del Piemonte con gli Stati Generali dello Sport e la Consulta Giovani. L'iniziativa si rivolge alle classi quinte della scuola primaria e a tutte le classi della scuola secondaria di primo e secondo grado. È stato presentato il bilancio della Regione Piemonte, strumento di partecipazione e di controllo da parte della comunità, che offre una sintesi dei risultati delle politiche regionali partendo dagli obiettivi e dalle risorse a disposizione. Una guida facilitata per rendere fruibile a tutti il piano storico del Museo Nazionale dell'Automobile di Torino. L'iniziativa è stata realizzata dalla cooperativa sociale La Bottega, con il contributo della Fondazione CRT, e presentata a Palazzo Lascaris. Laura Barbotto, coordinatrice del progetto Sottovoce. L'utilità è quella di rendere accessibile una struttura museale come quella del Museo dell'Automobile a persone con disabilità intellettive lievi. E si tratta di una guida che è realizzata secondo le linee guida europee per la scrittura facilitata, l'Easy to Read, ed è un progetto dell'Associazione Europea Inclusion Europe. È stata prorogata al 31 gennaio 2017 la sezione della mostra Transitions, l'umanità in transito, ospitata nella sede del Consiglio regionale. Tre le opere dell'artista spagnolo Víctor López González esposte nell'atrio d'onore per una riflessione sui temi legati ai processi moderni. È stato presentato a Palazzo Lascaris, su iniziativa del Centro Pannunzio, il libro Enzo Tortora, Lettere a Francesca, in cui il celebre conduttore televisivo, ingiustamente detenuto con l'accusa di essere un camorrista, sfoga con la compagna la rabbia e l'umiliazione per l'ingiustizia subita. Hai problemi con i gestori di telefonia, internet, pay TV o cellulari? Il Corecom, Comitato Regionale per le Comunicazioni, offre un servizio gratuito di conciliazione. Numero verde 800 10 10 11. Ed è tutto. Altre notizie e approfondimenti su www.cr.piemonte.it. A risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.